Buongiorno a tutti. Allora, come ha detto la professoressa, io mi sono appena laureata a fine febbraio. Ho fatto il corso qua a Varese della triennale, Scienze e Tecnologie Biologiche, mi sono laureata nel 2015 e poi mi sono subito iscritta, anzi, mi sono iscritta prima di laurearmi al corso di Biomedical Sciences. La mia grande domanda all'inizio era appunto la lingua inglese. Seguire i corsi in inglese inizialmente non è semplice, sia come proprio seguire perché è più stancante confronto a seguire in italiano, ma anche prendere appunti all'inizio non è semplice, cosa che si risolve nel giro del primo semestre massimo, perché poi comunque la lingua diventa naturale, cioè vi diventerà più semplice seguire in inglese che in italiano sotto alcuni punti di vista, anche perché tutta la letteratura scientifica comunque è in inglese, quindi anche molti esami comunque richiederanno la preparazione di una presentazione che si basa su articoli scientifici. Essendo questi tutti in inglese, non troverete mai niente in italiano, è più semplice preparare comunque una presentazione. Quindi all'inizio sì, è difficile, ma poi vi abituate, quindi non siete spaventati dall'inglese perché non è assolutamente un problema. Tutti i professori saranno disponibili, comunque se un argomento non è chiaro in inglese ve lo rispiegheranno in italiano, sia al primo anno che al secondo anno, comunque non abbiate timore di richiedere una spiegazione in italiano perché non sarà un problema. Gli esami, tutto sommato, sono semplici. Certo, studiare richiederà un pochettino più tempo, specialmente all'inizio. Io ho avuto difficoltà nei primi esami. Poi dopo, comunque, ci si abitua a studiare in inglese, non è assolutamente un problema. Se durante l'esame avete difficoltà, vi manca una parola, il professore sarà pronto lì a dirvela, non è che non verrete messi in croce per una parola che non vi ricordate in inglese. Quindi, tutto sommato, non è un problema. Altre cose. Io ho fatto il tirocinio, ho scelto di fare il tirocinio esterno presso l'Istituto Mario Negri. L'ho fatto presso il laboratorio di spettrometria di massa. Quando ho fatto il corso di spettrometria, di spettrometria in generale, ho detto non sarà mai il mio campo. In realtà mi sono trovata in questo laboratorio, mi sono trovata benissimo. Le conoscenze che mi sono state fornite durante il corso erano sufficienti per iniziare in quel laboratorio, non ho avuto nessuna difficoltà. Anche lì. Ci sono sia dei bandi sul sito dell'università che vi aiutano a trovare il tirocinio sia interno che esterno. Io ho fatto domanda inizialmente con un bando di quelli, poi sono stata reindirizzata dall'Istituto Mario Negri stesso che mi ha reindirizzato verso un laboratorio dove stavano cercando. Anche lì piena disponibilità da parte di tutti. Non ho mai trovato nessuno che mi ha chiuso la porta in faccia o che mi ha detto no, assolutamente. Sono sempre stata comunque aiutata da tutti. Mi sono occupata durante il tirocinio io ho fatto il curriculum di oncologia, quindi mi sono occupata di tumore al polmone non a piccole cellule. Siamo andati a vedere la presenza di due mutazioni all'interno di un ceppo tumorale e siamo andati a vedere come la deprivazione calorica potesse influire sulla crescita di queste cellule mutate. Mi sono appunto appena laureata, quindi tutto il tirocinio, tutta la parte della tesi è stata seguita nell'Istituto Mario Negri e ho avuto la collaborazione di un tutor dell'università che comunque mi ha aiutato. Gli ho fatto un resoconto a metà tirocinio e poi gli ho fatto la presentazione. Ovviamente ha visto sia la tesi prima che la inviassi e molti richiedono di vedere capitolo per capitolo, molti richiederanno la tesi finita, dipenderà poi dal tutor interno questo. E ha visto anche la presentazione della tesi prima del giorno della laurea, ovviamente, e ho ottenuto consigli, diciamo, sia interni all'università sia esterni. Okay. Dopo la laurea io ho avuto due offerte di lavoro, una in ambito scientifico da ricerca, una in ambito non scientifico, quindi ho avuto un'offerta di lavoro dall'IFOM, sempre nel laboratorio di spettrometria di massa, quindi le offerte dopo non mancano, diciamo. Certo, bisogna anche essere un attimo abili a muoversi, bisogna essere abili nel fare le proprie scelte. Io, nel mio caso, parlo per me, non ho scelto di rimanere in ambito di ricerca, ma è stata una mia scelta personale, avendo appunto due opzioni diverse. Comunque l'offerta dell'IFOM era ottima, quindi per chiunque voglia continuare sia ricerca che non ricerca, qualsiasi cosa comunque. Questo percorso offre un'ottima preparazione di base per tutto, quindi potete stare tranquilli comunque. Grazie.
No, presentazione. Ciao a tutti, io sono Chiara, sono la voce fuori dal coro oggi. Io mi sono laureata nel 2014 in biologia applicata alla ricerca biomedica e dopo aver fatto il tirocinio ovviamente in un laboratorio di farmacologia in cui si studiava la ricerca preclinica, ho deciso di passare alla ricerca clinica, quindi sono uscita completamente e sono stata assunta da un'azienda che si chiama Quintiles, è una CRO che appunto offre un servizio alle aziende farmaceutiche nella gestione degli studi clinici, le sperimentazioni cliniche. Che cosa faccio? È difficile in 10 minuti, però ci provo. No, 5 minuti. No. Ci provo, poi se ci sono delle domande ne parliamo. Come avviene una sperimentazione clinica? L'azienda farmaceutica prepara un protocollo su una molecola, quindi un farmaco che vuole appunto sperimentare in una determinata patologia, lo fornisce alla nostra azienda e parte tutto un sistema di selezione di centri ospedalieri in cui svolgere appunto la sperimentazione clinica sui pazienti, ovviamente. La sperimentazione clinica ha diverse fasi, ci sono studi in diverse fasi, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, e il nostro compito è quello di assicurarci che il protocollo sperimentale venga gestito dai centri ospedalieri secondo le buone norme di pratica clinica, che sono delle regole, la Bibbia della pratica clinica universali. Noi facciamo da, diciamo tra virgolette, da tramite tra appunto l'azienda farmaceutica e i centri sperimentali, siamo sia di supporto che di controllo del lavoro che fanno. È un lavoro molto dinamico, nel senso che le problematiche che ci si trova ad affrontare sono ogni giorno diverse. Il nostro obiettivo principale ovviamente è la sicurezza, la safety del paziente, e il fine è quello di arrivare ad ottenere dei dati da uno studio clinico che siano il più possibile puliti e veritieri, in modo che possa esserci poi un'analisi biostatistica di questi dati, affinché i farmaci possano poi entrare in commercio. Se avete domande, io ho paura che non abbiate capito niente di quello che faccio, e capisco che sia più che possibile, plausibile. Allora, sì. Allora, adesso abbiamo un altro breve filmato di testimonianze di nostri ex laureati che hanno seguito strade diverse, per cui potete vedere che cosa può succedere della vostra vita al di fuori della magistrale in BARB o adesso Biomedical Sciences. Ciao ragazzi, mi chiamo Gianluca, sono un vecchio studente di BARB, un corso completo che mi ha aperto le porte al mondo della ricerca. Attualmente sto facendo il mio dottorato in Svizzera, in Canton Ticino, all'Istituto di Ricerca in Biomedicina, che si trova a Bellinzona, e lavoro in un laboratorio che si occupa di chemochine. Sono molecole proteine importanti nel guidare la migrazione cellulare, sia in immunità che nel cancro. In particolare il mio progetto si occupa di migrazione cellulare su cellule tumorali. In bocca al lupo per il vostro futuro e buon Open Day! Buongiorno, mi chiamo Giorgio Pariani e vi sto parlando da Princeton, Stati Uniti, perché l'anno scorso ho vinto un premio della Fondazione Bacco che mi ha permesso di trasferirmi qui negli Stati Uniti per iniziare a lavorare per un'azienda leader nel settore della diagnostica per immagini. Ma facciamo un passo indietro. Ho iniziato la mia carriera all'Università dell'Insubria, in quanto ci sono laureato in biologia sanitaria ed in biologia applicata alla ricerca biomedica. Dopodiché mi sono trasferito a Torino ed ho iniziato un dottorato in molecular imaging. Parte del mio dottorato l'ho svolto negli Stati Uniti, in particolare alla Harvard Medical School e Martino Center di Boston. Dopo aver ottenuto il dottorato di ricerca, mi sono di nuovo trasferito a Monaco di Baviera, dove ho iniziato l'esperienza di Research Scientist al Helmholtz Centrum
in collaborazione con l'Università Tecnica di Monaco. Ripensando agli inizi della mia carriera, fondamentali sono stati il background che mi è stato fornito dalla laurea in biologia applicata alla ricerca biomedica, ora Biological Sciences, un background in medicina e biologia combinato. E un'altra cosa fondamentale è stata la scelta del tirocinio formativo. In particolare, io ho svolto il mio tirocinio formativo per la stesura della tesi di laurea nei laboratori di Busto Arsizio del professor Mauro Fasano. Volevo augurarvi un in bocca al lupo per la scelta della vostra carriera universitaria. Ciao, sono Lorenza. Nel 2006 mi sono laureata in biologia applicata alla ricerca biomedica. Dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, nel 2007 sono stata assunta dal laboratorio Toma di Busto Arsizio nel reparto di citogenetica convenzionale. Nel corso degli anni ho potuto ampliare in azienda le mie conoscenze anche nel campo della citogenetica molecolare. Mi occupo principalmente di diagnosi pre e postnatale, ma anche di controllo qualità, manutenzioni e coordino le attività di comunicazione web aziendale. Vi invito a venirmi a trovare al laboratorio Toma per conoscere dal vivo la mia realtà lavorativa dopo la laurea. Tutte le informazioni le trovate sul sito tomalab.it. Grazie a tutti, in bocca al lupo! Ciao, sono Tiziana, mi sono laureata nel 2007 in biologia applicata alla ricerca biomedica e successivamente mi sono specializzata nel campo della microbiologia, dapprima presso il laboratorio analisi alimentari del gruppo Lint, poi in un laboratorio analisi ambientali certificato a Credi, e attualmente faccio parte della ricerca e sviluppo del gruppo Sacco System, che si occupa principalmente di probiotici. Sperando di esservi stata di aiuto, vi faccio un grosso in bocca al lupo. Ciao! Ciao a tutti, il mio nome è Simone Olgiati e sono un ex studente dell'Università degli Studi dell'Insubria, dove ho conseguito sia una laurea triennale in biologia sanitaria che una laurea magistrale in biologia applicata alla ricerca biomedica. Sono qui oggi per testimoniare l'ottima qualità della preparazione accademica ricevuta all'Insubria. Grazie ai miei studi sono riuscito prima a svolgere un dottorato di ricerca in Olanda, presso l'Erasmus Medical Center, in cui mi sono occupato dell'analisi delle forme genetiche della malattia di Parkinson. E successivamente ho avuto due esperienze in aziende private. Prima una startup company che si chiama Sergentis, in cui ho ricoperto il ruolo di bioinformatico e in cui mi occupavo di sviluppare algoritmi per l'analisi di dati di Next Generation Sequencing. Successivamente ho avuto un'esperienza tuttora in corso in una startup company che si chiama Bluebee e in cui sono bioinformatico e product developer e in cui anche qui mi occupo di analisi di dati di Next Generation Sequencing e dello sviluppo di pipeline per l'analisi che vanno a integrare il prodotto di questa azienda, che è un software per l'analisi in cloud di dati di Next Generation Sequencing. Buongiorno a tutti, sono Federica Lamastra e attualmente sto svolgendo un dottorato di ricerca in oncologia molecolare presso l'Istituto FIRC di Oncologia Molecolare a Milano. Ho studiato presso l'Università dell'Insubria, dove ho conseguito dapprima la laurea triennale e poi quella magistrale in biologia applicata alla ricerca biomedica. Il percorso universitario per me è stato fondamentale perché da una parte mi ha concesso di acquisire delle conoscenze e delle competenze che mi hanno poi permesso di affacciarmi al mondo della ricerca e dall'altra parte, soprattutto durante i periodi di tesi e di tirocinio, mi ha permesso di fare diverse esperienze di laboratorio che si sono rivelate ottime occasioni di incontro, confronto e di crescita sia personale che professionale e scientifica. Tra queste ultime ho avuto anche la grande opportunità di completare la mia tesi magistrale in Germania. Quindi per me l'esperienza universitaria è stata molto positiva, mi ha appassionata ancora di più alla ricerca e mi ha poi convinta a intraprendere il dottorato.